disposto per denunciare lo sversamento di petrolio dal Cova di Viggiano e la conseguente contaminazione delle acque circostanti, compresa la diga del Pertusillo. A presentarlo questa mattina in procura i parlamentari lucani del Movimento 5 Stelle. Oggi all'ospedale di Policoro l'autopsia sul corpo di Matteo Barbalinardo, il 17enne di Marconia di Pisticci, trovato senza vita domenica scorsa in un cantiere abbandonato. A distanza di 4 anni dalla tragica scomparsa di Domenico Russo, l'assassino del giovane ingegnere potentino resta senza un nome. Matera con vista sul mare, la clip realizzata da un'agenzia pubblicitaria che sta incantando il web, ma sui social qualcuno chiede la ferrovia. Hanno preso il via ieri a Potenza i festeggiamenti in onore di San Gerardo, in campo l'associazione culturale Portatori del Santo con la tradizionale cantina allestita in piazza Mario Pagano e la musica del Potenza Folk Festival. Ben ritrovati con l'informazione sulla Nuova TV, lo avete sentito dai titoli in primo piano nel nostro TG, ci sono i temi legati al petrolio, un esposto per denunciare lo sversamento dal Cova di Viggiano e la conseguente contaminazione delle acque circostanti, compresa la diga del Pertusillo. A presentarlo questa mattina in procura i parlamentari lucani del Movimento 5 Stelle che hanno allegato i risultati dei campionamenti effettuati da Acquedotto Pugliese. Il servizio di Fabrizio Di Vito. Esiste il rischio di bere acqua inquinata e mangiare cibo contaminato da idrocarburi. Ne sono convinti i parlamentari lucani del Movimento 5 Stelle che insieme ad altri attivisti hanno presentato un esposto alla Procura di Potenza corredato dai dati delle analisi e campionamenti effettuati soprattutto dall'Acquedotto Pugliese, unico ente accreditato a certificare la qualità dell'acqua in Basilicata. Una contaminazione delle acque che, secondo Mirella Liuzzi, deputata pentastellata, deriverebbe dallo sversamento di greggio dai serbatoi del Centrolio di Viggiano. Noi oggi stiamo presentando qui in Procura di Potenza, ma manderemo anche le carte alle procure pugliesi. Stiamo denunciando lo sversamento innanzitutto delle 400 tonnellate di petrolio presunte che l'ENI ha ammesso di aver perso dai serbatoi, sui quali ci sono delle fortissime incongruenze del Centro Cova, chiaramente. Ma presentiamo soprattutto un esposto per la possibile e probabile contaminazione delle acque che sono intorno al Centrolio e chiaramente anche del lago del Pertusillo, allegando dei dati dell'Acquedotto Pugliese, dei dati che dimostrano che c'è la presenza di idrocarburi e di metalli che non dovrebbero essere nelle acque, e inseriamo dei dati anche del potabilizzatore di Misanello, dove viene evidenziato in maniera chiara che c'è qualcosa che non va, perché innanzitutto il problema è essenzialmente della contaminazione delle acque di quello che noi beviamo e bevono anche i nostri vicini pugliesi. Il nostro oro è l'acqua. In Basilicata noi abbiamo un sistema di bacini idrici molto ben collegati tra loro, quindi è chiaro che se ci sono delle trivellazioni vicino a questi bacini idrici c'è comunque il pericolo che ci possa essere questa contaminazione, ed è proprio questo il punto sul quale noi puntiamo. Non è possibile trivellare e continuare a ricercare petrolio in un ambiente così vicino alle falde acquifere e così vicino all'acqua. La nostra prima tutela deve riguardare l'acqua, innanzitutto, e la salute dei cittadini. Davanti al Palazzo di Giustizia del capoluogo lucano erano presenti anche il senatore Vito Petrocelli e gli altri portavoce del Movimento, Savino Giannizzari, Antonio Materdomini, Giancarlo Gervasio e Giovanni Ronco. Nei prossimi giorni l'esposto sarà presentato anche a diverse procure pugliesi. Ricordiamo che sullo sversamento di greggio al Cova di Viggiano la Procura di Potenza ha già aperto un fascicolo con l'ipotesi di inquinamento ambientale. Secondo il Movimento 5 Stelle, invece, l'entità della contaminazione dovrebbe portare alla contestazione del disastro ambientale nei confronti dell'ENI. L'obiettivo dei pentastellati è arrivare alla chiusura del Cova e porre fine all'esperienza del petrolio in Basilicata. E restiamo in tema. Ieri la seconda ispezione dell'ISPRA al Cova di Viggiano, un sopralluogo durato diverse ore, al termine del quale è stato definito un protocollo di presentazione per rendere sistematica e chiara la valutazione dell'efficacia delle azioni che vengono messe in campo per contrastare la contaminazione. Il servizio è di Daniele Corbo.
È stata un'ispezione lunghissima, quella dei tecnici dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale al Centro Olio di Viggiano. Il sopralluogo fuori e dentro l'impianto è iniziato intorno alle 11:30 ed è durato fino al tardo pomeriggio. Oltre agli esperti dell'ISPRA, che dipende dal Ministero dell'Ambiente, erano presenti ARPAB, il sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, il vice sindaco di Viggiano, Michele Montone, e per il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Salvatore Gravino, dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, coadiuvato dal suo staff. Obiettivo: verificare le azioni di messa in sicurezza attivate da ENI in relazione alla fuoriuscita di petrolio dall'area stoccaggio del Cova. Il rapporto potrebbe arrivare per la fine della prossima settimana. Pare comunque che restino ancora alcuni aspetti da approfondire. Spero in un esito positivo, ci ha detto al telefono Amedeo Cicala, sindaco di Viggiano. Il territorio ha bisogno di buone notizie. Giovedì scorso ISPRA, ARPAB e CNR avevano fatto il loro ingresso nello stabilimento per una verifica sui processi produttivi legati alle estrazioni petrolifere in Val d'Agri, come deciso al tavolo tecnico tenutosi il 4 maggio presso il Ministero dell'Ambiente, in una giornata contrassegnata anche dalla visita del governatore Pittella e dell'assessore regionale ad Ambiente ed Energia Francesco Pietrantuono. Dal sopralluogo, aveva detto il presidente della giunta regionale, è emerso il rispetto da parte di ENI delle prescrizioni impartite dalla Regione Basilicata. Incidente sul lavoro alla Mitica Food di San Nicola di Melfi, azienda che produce prodotti alimentari. Un operaio di 35 anni è rimasto schiacciato da due carrelli, riportando un trauma addominale. È stato trasportato in eleambulanza al San Carlo di Potenza, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Intanto indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'incidente. Oggi all'ospedale di Policoro l'autopsia sul corpo di Matteo Barbalinardo, il 17enne di Marconia di Pisticci, trovato senza vita domenica scorsa in un cantiere abbandonato. Un coetaneo ha confessato il delitto, ma senza dare indicazioni precise sul movente. Al momento la pista più seguita dagli inquirenti è quella della droga, ma altri scenari restano aperti. Il ragazzo fermato dalla polizia presenta delle ferite d'arma da taglio particolare che lascia pensare sicuramente ad una colluttazione tra i due adolescenti prima del tragico epilogo, ed è proprio su questo punto che l'esame autoptico potrebbe fornire risposte sull'esatta dinamica dell'aggressione fatale al 17enne. Il suo coetaneo, attualmente a disposizione del Tribunale per i minorenni di Potenza, è accusato di omicidio volontario ed occultamento di cadavere. A distanza di 4 anni dalla tragica scomparsa di Domenico Lorusso, l'assassino del giovane potentino colpito a morte il 28 maggio del 2013, resta senza un nome. Intanto è tutto pronto a Potenza per la quinta edizione del Memorial. Un gol per Domenico. Sentiamo Mariolina Notar Giacomo. È tutto pronto per l'edizione 2017 di Un gol per Domenico, Memorial dedicato a Domenico Lorusso, giovane potentino tragicamente scomparso a Monaco di Baviera il 28 maggio del 2013. L'iniziativa è promossa dall'Oratorio Salesiano di Potenza, la società PGS Don Bosco e l'associazione Il Pozzo della Farfalla Onlus. La manifestazione si terrà domenica nella parrocchia salesiana del capoluogo di regione e sarà l'occasione per inaugurare il campo in erba sintetica dell'oratorio appena realizzato, che accoglierà molti i bambini e giovani con la passione per lo sport, proprio come quella di Domenico, che in questo giorno di festa verrà ricordato come figlio, fratello, amico di molte persone che non l'hanno mai conosciuto. Come il suo papà, ricordano gli amici e gli organizzatori della manifestazione, è stato arbitro di calcio fischiando sui campi fino a 21 anni in Serie D, è cresciuto nel cortile dell'Oratorio Salesiano di Potenza, ha disputato i campionati giovanili nella PGS Don Bosco, è stato presidente degli amici Domenico Savio e animatore di tanti ragazzi.
Il programma della giornata prevede alle 10:30 una celebrazione eucaristica, mentre alle 12 sarà inaugurato il campo con le prime gare del torneo, che proseguirà anche nel pomeriggio. Alle 18 ci saranno le premiazioni e alle 19 un incontro amichevole. Parteciperanno alla manifestazione la PGS Domenico Lo Russo insieme ad Asso Potenza, Dedalo, Vitalba, Invicta Pietragalla, Santa Maria e Virtus Avigliano. A distanza di 4 anni resta senza un nome un volto che ha colpito Domenico quella sera del 28 maggio 2013 a Monaco di Baviera, dove il giovane lavorava da ingegnere. Per questo caso la polizia giudiziaria tedesca ha condotto il più grande test del DNA nella storia della città, prendendo in esame circa 15.000 persone, elaborate 700 indicazioni e prelevati più di 5.500 campioni di saliva. Sono state condotte ricerche anche nelle cliniche psichiatriche e negli ospedali della città, perché si sospettava che l'aggressore di Domenico fosse affetto da disturbi psichici. In alcune occasioni si è sperato che il caso fosse sul punto di essere risolto, come quando agli inquirenti è stato segnalato un tassista che la sera del 28 maggio del 2013 sembra abbia portato nella zona dell'omicidio una persona simile al profilo dell'aggressore. Il tassista però non è mai stato rintracciato. Nell'aprile 2014 un sospettato si è suicidato nella sua abitazione poco prima dell'irruzione della polizia, ma il test del DNA ha escluso che fosse lui il responsabile. Solo a pochi mesi fa risale la notizia di un uomo che, invitato dalla polizia di Monaco a sottoporsi al test del DNA, ha aggredito Markus Kraus, capo della polizia criminale, ma anche in questa occasione i risultati del test hanno escluso che l'uomo avesse a che fare con l'omicidio di Domenico. Due uomini di Venosa di 27 e 26 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati dai carabinieri a Lavello con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati in possesso di oltre un chilo di hashish e di 3 involucri contenenti 240 grammi di cocaina. I due a bordo di un'auto non si sono fermati ad un posto di controllo dei carabinieri. Nella disponibilità dei due rinvenuti anche 400 euro, probabile provento di spaccio. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di recuperare altri 250 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Global Service, società cooperativa impegnata principalmente nei campi dell'accoglienza e dell'integrazione per lo sviluppo di un welfare sociale sempre migliore. Immigrati, anziani e minori rappresentano il target di persone a cui si rivolge principalmente Global Service, allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita dignitosa. Per informazioni via della tecnica 24 85 100 potenza 0971 19 40 572 info@globalserviceSociale.it. Segnala ingiustizie, disservizi ed eventi e manderemo in onda i tuoi video nella nuova TG. Contatto diretto con la nuova TV. Manda foto e video al nostro numero WhatsApp 346 83 53 824. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG. La rete oncologica lucana si rafforza. La Giunta regionale ha approvato la delibera per la realizzazione di un sito di radioterapia presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Il progetto è stato finanziato per una spesa complessiva di 3.750.000 euro e prevede la costruzione del bunker e del sistema di radioterapia per 3.020.000 euro, mentre 725.000 euro serviranno per l'acquisto di altre tecnologie connesse. Con il provvedimento viene istituita la rete interaziendale di radioterapia oncologica della Regione Basilicata, basata sull'implementazione di un modello integrato teso a produrre omogeneità di gestione del paziente oncologico e a razionalizzare le risorse umane e tecnologiche. L'organizzazione della rete vede il CROB di Rionero assumere un ruolo centrale, mentre al San Carlo di Potenza e al Madonna delle Grazie saranno attivati centri satelliti. Ed ora ci spostiamo a Corleto Perticara, dove la Total ha ricollocato i bagni al servizio degli operai impegnati nella realizzazione del giacimento petrolifero della società francese. Il caso era stato denunciato dalla Nuova del Sud. Sentiamo Mariolina Notargiacomo.
A quanto pare la notizia riportata sulla Nuova del Sud ha sortito l'effetto giusto. Al cantiere Tempa Rossa della Total sono stati ricollocati i bagni. Una quarantina di box chimici sono riapparsi nell'area in cui erano stati rimossi. Ad inizio del mese, infatti, un centinaio di operai al lavoro in un'area del giacimento petrolifero in costruzione a Corleto Perticara si sono ritrovati sprovvisti dei servizi igienici. Un disagio non di poco conto, considerate le turnazioni di lavoro fino anche a 10 ore. All'origine del problema pare ci sia stato lo scioglimento dell'associazione di imprese alla quale era stata affidata la gestione del servizio. A farsene carico attualmente è subentrata direttamente la Tecnimont, il gruppo aggiudicatario della maxi commessa per la realizzazione del centro olio della compagnia francese. Una risposta che giunge dopo numerose giornate lavorative affrontate dagli operai in condizioni igienico-sanitarie al limite. Un paradosso se solo si considera che ad avvio cantiere la Total ha assicurato massima attenzione alla sicurezza e al benessere delle maestranze, attivando un dipartimento ad hoc, struttura alla quale da subito si sono rivolti i lavoratori segnalando il problema. Ci si attendeva una risposta più celere, ma così non è stato. Ma non si esauriscono certo qui i problemi causati dalle aziende subappaltatrici. Sono sempre più numerose quelle che non riescono, per crisi economica, a consegnare i lavori, con passaggi di commesse che mettono a rischio il mantenimento dei livelli occupazionali. C'è da chiedere a questo punto come mai nell'affidamento degli appalti la Tecnimont non procede accertando la solidità economica delle società satelliti. Resta il dubbio che il fallimento di queste aziende sia riconducibile al mancato assolvimento degli accordi economici da parte di committente e società appaltatrice diretta. Contratti derivati e strumenti finanziari pericolosi per istituzioni e cittadini. Se ne è discusso ieri a Potenza in occasione di un incontro organizzato da Federconsumatori. C'era per noi Mara Risola. Una bomba a orologeria, una zavorra per istituzioni ed enti territoriali. Contratti derivati, uno strumento in mano agli amministratori che in un pochi problemi ha causato a Stato, Regioni e Comuni d'Italia ed anche all'ente regionale di Basilicata che con queste assicurazioni finanziarie ha perso in 11 anni oltre 40 milioni di euro. Il rapporto non semplice scontato con gli istituti finanziari e l'accesso al credito per gli enti pubblici, ma anche la circostanza critica per risparmiatori incappati nel crack Veneto Banca. E quanto emerso in occasione del dibattito organizzato da Federconsumatori Basilicata e dal suo presidente Rocco Ligrani, al fine di trovare in primis vie di fuga praticabili per uscire fuori dalle criticità legate ai derivati. Quali possono essere le vie di fuga da questa criticità? Le vie di fuga dipendono fondamentalmente dalla struttura del contratto, quindi la prima norma è trasparenza e rendere noti i termini del contratto. La seconda domanda da porre è se e quanto in questi contratti le controparti hanno caricato costi occulti. La terza questione è se indipendentemente dai costi occulti e dal costo di questo contratto derivato, questo contratto serve ancora. Quindi i derivati non sono segreti di Stato? No, non lo devono essere assolutamente, devono essere noti, devono essere discussi gli enti territoriali, le università e chiunque ha la possibilità, perché si tratta di anche contratti più semplici come quelli che vediamo intorno richiedono una formazione specifica di livello universitario per la valutazione. Ma al centro della discussione, alla quale hanno preso parte anche il Presidente del Consiglio regionale Francesco Mollica e il sottosegretario del governo Prodi Mario Lettieri, anche il crack Veneto Banca. Ora questi azionisti hanno perso tutto, perché le azioni valevano 48 euro circa, ora valgono 0,10 centesimi e quindi di fatto si trovano senza niente. Che cosa facciamo noi? Stiamo cominciando a fare delle cause pilota, cioè delle cause più chiare possibili in cui vi è stato in un modo più chiaro la truffa nei confronti del cittadino. E nello stesso tempo facciamo anche dei ricorsi all'ACF, all'arbitro per le controversie finanziarie, che dall'11 gennaio è in funzione alla Consob. Quindi ci stiamo muovendo per difendere i cittadini nei loro interessi, provare a vedere se riusciamo a farli risarcire, a fargli riavere quello che hanno perso.
Matera con vista sul mare è la clip realizzata da un'agenzia pubblicitaria che sta affascinando il web, ma sui social qualcuno chiede la ferrovia. Sentiamo Michelangelo Russo. Incantevole, magica ed ammagliante. Si presenta così Matera nella clip realizzata da un'agenzia pubblicitaria, una vera e propria cartolina il cui impatto agli occhi dello spettatore è semplicemente devastante. Gli ideatori l'hanno immaginata così: Matera bagnata dal mare rischia di mettere in secondo piano i sassi e le grotte. L'idea geniale riprodotta ha comunque conquistato il web. In migliaia hanno infatti ammirato la bellezza della capitale europea della cultura 2019, accerchiata dagli specchi d'acqua. Il video si intitola semplicemente Se Matera avesse il mare ed è nato con l'intento di tramutare in realtà il sogno compiuto da Luigi Roberti. Quasi per gioco ha dato voce al desiderio espresso da tantissimi materani grazie all'aiuto di svariati effetti speciali. Un paesaggio che lascia senza parole, risaltato nel finale dal riflesso della luna. Un esperimento ben riuscito che ha raccolto messaggi di apprezzamento da molti internauti incuriositi e conquistati dalla clip. Nei commenti rilasciati sui social qualcuno ci ha scherzato su, in pochi invece ne avrebbero fatto a meno. Agli occhi di qualcuno la versione estiva di Matera ricorda molto Polignano a mare, qualcun altro avrebbe preferito invece delle onde il silenzio di uno sconfinato deserto. Altri invece su Twitter per il 2019 conservano sogni di altra entità. E il titolo che affida alla rete l'autore del messaggio in questione suona un po' come una beffa, ma tant'è. Se Matera avesse la ferrovia, un titolo secco, come quello scelto dall'agenzia, da non dormirci la notte e che contestualmente ci riporta in un battibaleno a quella che è la cruda realtà. Hanno preso il via ieri a Potenza i festeggiamenti in onore di San Gerardo e in campo l'associazione culturale Portatori del Santo con la tradizionale cantina allestita in piazza Mario Pagano e la musica del Potenza Folk Festival. Sul palco artisti di fama internazionale e gruppi di musica folk locale. Ad aprire la kermesse sono stati ieri sera i Tarantolati di Tricarico, ospiti di punta di questa sera i Nidi d'Arac, domani l'atteso concerto dei Planet Funk. Da oggi al via anche Evviva la Villa, 4 appuntamenti di musica d'autore ed enogastronomia di scena nella villa del prefetto, ma sono tante le altre iniziative in queste sere nel centro storico del capoluogo, come il Borgo dei Sapori con la possibilità per i visitatori di degustare i piatti della tradizione. E in vista della storica parata dei turchi del 29 maggio, in fase di allestimento la Iaccara, il grosso fascio di carne che come da tradizione brucerà davanti la sede del comune al termine della sfilata che quest'anno vedrà la partecipazione di 1160 figuranti. Un appuntamento in chiusura, questa sera al CICAS di Tito, serata blues con ospiti di spicco Gio Chiariello, Luca Fabrizio e Gianni Maragno, solo per citarne alcuni. E da parte mia è tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Sull'Italia si vanno consolidando condizioni anticicloniche supportate sia dall'alta pressione presente sull'Europa centrale che da un'altra presente sul Nord Africa che contribuisce a mantenere temperature piuttosto alte su gran parte dell'Italia, tranne le zone meridionali dove persiste una residua circolazione settentrionale. Su tutta la nostra regione avremo condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, tranne locali ed isolati addensamenti. Nel corso delle ore più calde si svilupperanno delle nubi cumuliformi, soprattutto nelle zone interne e in quelle meridionali. Su quest'ultime, specie ai confini con la Calabria, avremo qualche isolato rovescio. Le temperature rimarranno stazionarie nei valori minimi e saranno in lieve e graduale aumento in quelli massimi, che ritorneranno ad essere sopra le medie. A Potenza, minime di 10 gradi e massime di 19, a Matera, minime di 13 gradi e massime di 24.
I venti saranno settentrionali e risulteranno ancora moderati su gran parte del territorio. Il Mar Tirreno sarà quasi calmo o poco mosso. Lo Ionio risulterà in genere mosso. Previsioni per domani. L'ulteriore aumento della pressione sia in quota che al suolo favorirà una stabilizzazione dell'atmosfera con conseguente presenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Basilicata. Qualche nube potrà svilupparsi sempre nelle ore pomeridiane sulle zone più interne dell'Appennino, ma senza fenomeni significativi.